Primo giudizio dinanzi la Corte dei Conti sull'inchiesta circumlacuale, trattata una delle tante posizioni contestate dopo gli accertamenti disposti dalla magistratura contabile. Politici e amministratori molisani chiedono la fermata del treno Frecciarossa alla stazione di Termoli. Oggi l'incontro tra il ministro Delrio e il governatore Frattura. Presidio dei familiari dei dipendenti dell'ATM questa mattina a Campobasso dinanzi alla sede dell'assessorato regionale ai trasporti. Le famiglie sono esasperate. Scienza, astronomia, medicina da questo pomeriggio all'Istituto Neuromed di Pozzilli fino a sabato 26. Nei 3 giorni di eventi saranno ricevuti circa 4.000 studenti. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Al via oggi a Campobasso alla Corte dei Conti la prima udienza nell'ambito dell'inchiesta sulla circumlacuale, l'arteria di circa 27 km mai completata e che avrebbe dovuto collegare Santa Croce di Maiano alla Valle del Tappino, legando così Puglia, Molise e Campania. 25 soggetti denunciati tra amministratori comunali e regionali, funzionari e dirigenti della comunità montana Fortore Molisano, della regione e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania e Molise. Al centro dell'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Campobasso un appalto dai contorni poco chiari che avrebbe portato ad un danno erariale di circa 17 milioni e mezzo di euro. In poche parole, una illecita gestione con ritardi, affidamento a unico soggetto e pertanto violazione delle norme di concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa, oltre ad affidamento diretto di incarichi. Questa mattina trattata la posizione di Mario Consiglio, che ha ricoperto la veste di responsabile unico del procedimento. Dinanzi la Corte Contabile presieduta dal giudice Miele, la requisitoria del procuratore generale Manfredi Selvaggi, che in buona sostanza ha chiesto un risarcimento di 1,5 milioni di euro in favore della comunità montana Fortore. Per la difesa affidata all'avvocato di Gian Domenico, la prescrizione della delibera contestata ed in subordine per quanto riguarda quella successiva al 2009, almeno di una parte della stessa, profilando l'eventuale risarcimento di un terzo di quanto richiesto dal procuratore e attesore il giudizio della Corte. I presidenti regionali e delle province autonome di tutta Italia nel pomeriggio a Campobasso per l'assemblea plenaria. Due gli argomenti in agenda: la proposta di variazione della lingua dei segni, ma soprattutto in discussione le procedure per il referendum abrogativo sulle trivellazioni nel mare Adriatico per la ricerca di idrocarburi. Il presidente Vincenzo Niro riceve per la prima volta in Molise la conferenza dei presidenti delle regioni. Presidio dei familiari dei dipendenti dell'ATM davanti alla sede dell'assessorato regionale ai trasporti, lamentano i ritardi degli stipendi che tanti problemi e difficoltà portano alla quotidianità delle proprie famiglie. Questa volta sono scesi in piazza i familiari di autisti e dipendenti dell'azienda del trasporto pubblico ATM, mogli e figli pronti a protestare in ogni luogo. Oggi a Campobasso davanti all'assessorato regionale ai trasporti, un prossimo giorno presidiando l'azienda ed ancora a Roma, incatenandosi per cercare la giusta attenzione ai tanti problemi che affliggono le loro famiglie e ai colpi inferti ai diritti e alla dignità. La disperazione dei nostri mariti, perché sono quattro mesi che non prendono lo stipendio e un marito, un uomo che si alza alle 4 la mattina per andare a lavorare, per portare lo stipendio a casa, è vergognoso. C'è una legge dove dice che se la ditta non paga deve far fronte l'ente, perché è un appalto pubblico, sono appalti pubblici, sono soldi pubblici, quindi la regione si deve far carico a pagare i dipendenti. A noi non ce ne frega né dei problemi della regione né dei problemi dell'ATM, noi vogliamo lo stipendio, perché pagare le bollette, fare la spesa, i figli, è una vergogna. Io chiedo alle istituzioni di farsi un esame di coscienza la mattina quando si alzano, di guardarsi allo specchio e dire: ma io che cosa sto facendo per i cittadini? Che cosa stiamo facendo? Andiamo a mangiare a casa? Noi faremo una protesta dappertutto, siamo disponibili e ci stiamo organizzando, andare a Roma, ci incateneremo davanti al Ministero del Trasporto.
Questa cosa deve venire fuori. Il marcio deve uscire fuori. Dove sta questo marcio? Questi soldi dove vanno a finire? Perché la regione i soldi li caccia. Stipendi arretrati, oltre che varie altre problematiche, sono la causa della terza giornata di sciopero in 3 mesi per i dipendenti della SATI. L'azione di sciopero è stata indetta dalla Faesa CISAL e UIL Trasporti, che per l'elaborazione dei turni di servizio in violazione della normativa sui riposi settimanali hanno chiamato all'astensione dal lavoro anche i dipendenti della ditta Silvestri. E sulle azioni di sciopero indette costantemente dalle organizzazioni sindacali nel settore dei trasporti su gomma interviene l'assessore regionale Pierpaolo Nanni, ospite della nostra trasmissione Focus in onda questa sera. Sono davvero tante le giornate di sciopero che le organizzazioni sindacali del comparto del trasporto pubblico sono state costrette ad indire, sempre dopo che i tentativi di conciliazione hanno avuto esiti negativi. Riguardano tante aziende, numerose ditte che, tra le tante problematiche, ormai cronicamente non rispettano i tempi di consegna degli stipendi ai loro dipendenti. In considerazione di questa situazione, che sottolinea una forte insoddisfazione dei lavoratori del comparto, interviene, esternando il suo pensiero in merito, l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nanni, ospite della trasmissione Focus in onda questa sera. Mi dispiace molto questo, perché credo che non ci siano vincitori e siamo un po' tutti sconfitti da questo meccanismo, sconfitta l'azienda, sconfitta i dipendenti, sconfitta la politica e chi amministra. Nella realtà dei fatti viene fuori un processo oggi che tiene un po' strette le aziende, aziende che fatturano milioni e milioni di euro per 100.000 euro vanno in crisi, quindi questo è un dato a me dispiace ma oggettivo, rispetto al quale noi qualche meccanismo lo dobbiamo trovare. È possibile che la regione possa pagare con qualche ritardo, per essere chiari nell'ultima settimana non abbiamo pagato, noi dobbiamo pagare 10 di ogni mese, per essere chiari, se viene fuori in 10 giorni di ritardo quindi salta tutto il servizio, certo. E questo è legato secondo me alla debolezza contrattuale e finanziaria delle aziende che gestiscono questo servizio, certo. È ovvio che anche questo con un gestore unico dovrebbe venire meno, perché noi ci auguriamo che il gestore abbia le spalle larghe per affrontare con l'amministrazione pubblica questi meccanismi. Oggi all'ARPA Molise, nella sede di Campobasso, è stata convocata la prima conferenza regionale di informazione pubblica al piano di tutela delle acque. Dal pomeriggio invece obiettivo sul forum relativo al piano nitrati della regione. L'amministrazione provinciale di Campobasso reclama dignità per il Molise. L'ente di Via Roma chiama in causa le responsabilità del ministro dei trasporti Graziano Del Rio e Trenitalia sulla questione Frecciarossa. L'alta velocità su rotaia ha lasciato a piedi il Molise. Foggia e Pescara sono le fermate a noi più vicine. Ogni giorno che passa non manca amministratore o movimento che lancia strali all'indirizzo di Trenitalia per non aver previsto una fermata alla stazione ferroviaria di Termoli. Ma la stessa classe politica e dirigente cosa ha fatto nelle settimane e nei mesi scorsi, pur a conoscenza delle intenzioni dai vertici delle ferrovie di scavalcare il Molise per il collegamento veloce tra Bari e Milano? Solo di pochi giorni fa a Palazzo Magno di Campobasso l'Assemblea ha votato unanime la richiesta di contemplare anche in Basso Molise una fermata per il Frecciarossa. Sulla vicenda torna a chiedere spiegazioni Rosario De Matteis al ministro dei trasporti Graziano Del Rio e al direttore generale di Trenitalia Giuseppe Battisti. Non si interviene su una singola fermata, ma il discorso inquadra l'intero Molise in un disegno di ragionevole considerazione alla pari con le altre realtà che si affacciano sull'Adriatico, un territorio altrimenti destinato ad essere tagliato ancor più fuori dalla crescita economica, commerciale e turistica, assieme all'area del Basso Chietino, del Fortore e del Gargano, un contesto di almeno 500.000 di abitanti che in Termoli vede il suo naturale strategico riferimento. Ma è tutto il servizio su rotaia delle due province ad essere lacunoso ed obsoleto, precisa Trenitalia il presidente De Matteis.
La Termoli-Lesina è un imbuto ad una sola linea. Le tratte da Campobasso in direzione Napoli e della capitale sono sconvenienti per i tempi e i ritardi, quasi giornalieri. Per non parlare delle soppressioni delle linee interne come la Campobasso-Benevento e la Carpinone-Sulmona. Il Frecciarossa sarebbe un'occasione di riscatto e visibilità agli occhi dell'intero paese. Oggi intanto sulla possibilità di stabilire la fermata a Termoli, l'incontro del governatore Paolo Frattura con il ministro Delrio. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Antonio Di Brino e Cristian Zami, esponenti del nuovo centrodestra al comune di Termoli, aderiscono ai comitati civici Termoli Decide e Partecipa Termoli, comitati che si prefiggono l'obiettivo della indizione del referendum consultivo riguardante la realizzazione del tunnel tra il porto e il lungomare Colombo, l'acquisizione del fabbricato ex cinema adriatico e lo spostamento del tracciato ferroviario. Da oggi a sabato 23, tre giornate all'Istituto Neuromed di Pozzilli dedicate alla Notte Europea dei Ricercatori. 4.000 gli studenti attesi per questa edizione, dai contenuti scientifici, astronomici e medici. Tre giorni in cui i ragazzi saranno al centro di visite nei laboratori, osservazioni e telescopi e chiamati ad esperimenti interattivi. Dottoressa Antonella Arcella, lo scorso anno io ho vissuto l'esperienza della Notte dei Ricercatori, ho visto i ragazzi entusiasti degli esperimenti ai quali assistevano. È stata una bellissima iniziativa, infatti oltre alla Notte dei Ricercatori è stata anche un po' la nostra festa, ci hanno entusiasmato i ragazzi e soprattutto la curiosità dei ragazzi, quindi questo togliere da dietro le quinte un laboratorio e proporre degli esperimenti anche immediati, come per esempio la visione di una cellula. Io ricordo che abbiamo mostrato delle cellule tumorali a questi ragazzi, per loro la cellula era il nome di un'entità che si trova nel nostro organismo, ma non avevano idea che una cellula potesse avere un corpo, potesse avere degli appendici, quindi li vedevo al microscopio incuriositi, ansimanti, addirittura litigavano tra di loro per potersi accaparrare per prima il posto. E quindi quest'anno ci ripeteremo, perché l'anno scorso eravamo ignari di quello a cui saremmo andati incontro e forse ci siamo riusciti, perché ecco, i ragazzini, l'entusiasmo, ma addirittura anche gli adulti e gli insegnanti ci hanno posto mille domande e noi chiaramente abbiamo cercato di vendere le nostre informazioni nella maniera più semplice, perché trattandosi di una passeggiata nella scienza non si può insegnare la scienza con rigore, la scienza è rigore quando deve essere rigore, però il messaggio che deve essere inviato ai giovani, ai ragazzi e a chi si incuriosisce deve essere un messaggio semplice, quindi comprensibile anche a chi non ha idea di che cosa sia la scienza. La Notte dei Ricercatori non è solo una manifestazione scientifica all'Istituto Neuromed, ma anche uno spazio ricreativo e sociale per i visitatori. Alle 21 infatti un concerto di musica popolare napoletana. E oggi pomeriggio nei locali della Camera di Commercio a Campobasso ci sarà la premiazione delle iniziative agroalimentari più innovative dell'anno a cura della Coldiretti. L'obiettivo della Federazione regionale è di valorizzare le giovani realtà imprenditoriali che producono eccellenze nei settori agricolo e alimentare. Torella del Sannio festeggia la Madonna del Rosario con una serie di eventi religiosi a partire da domani fino a domenica 4 ottobre, primo appuntamento alle 18.30, sempre appunto di domani, con la novena del Santo Rosario. I migranti musulmani richiedenti asilo del centro di accoglienza di Campobasso oggi celebrano la festa grande. Dei 150 ospiti di provenienza africana e asiatica, 140 sono di religione islamica. Rito principale della festa grande è il sacrificio di un agnello o un cammello rispettando la procedura islamica. E nel salone d'onore della prefettura di Campobasso si terrà in serata un concerto dal titolo Le canzoni per il fronte, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Saranno protagonisti a partire dalle ore 19 gli studenti della scuola di canto del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Thank you.
Giornata variabile oggi sul Molise, schiarite alternate a qualche debole e locale precipitazione piovosa dal pomeriggio fino a sera. Le temperature sono comprese tra i 12 gradi la minima a Campobasso e 20 la massima su Isernia. Ventilazione dai quadranti meridionali, mosso l'Adriatico centrale. Domattina sulla regione cielo parzialmente nuvoloso, valori climatici stazionari. I venti ruoteranno da nord-ovest. Per la quinta giornata del campionato di Serie D, il Campobasso al Selvapiana incontrerà il Chieti. L'Isernia, la Folgore Veregra ancora dinanzi il pubblico amico, in esterno viaggerà solo l'Agnone alla volta di fermo. Domenica scorsa al Civitella è la partita della svolta. Sentiamo questa intervista. Tommaso Maroldan, svolta nell'Olimpia agnonese, hai iniziato tu, però poi hai trovato compagni di reparto che ti hanno dato forza, dato equilibrio alla squadra, un attacco molto forte, forse era la partita giusta per risollevarsi? Sì, sicuramente questa doveva essere la partita della svolta, perché comunque anche giocando discretamente nelle partite scorse non siamo riusciti a conseguire il risultato che meritavamo. Come reparto offensivo, io l'ho detto più volte, questo è un reparto offensivo molto importante, soprattutto perché abbiamo Giallo Soleman che ha veramente molti margini di miglioramento e può fare molto molto di più. Suleiman Yallov, bella partita, bella vittoria, a tratti incontenibile, devastante in attacco. Sì, grazie, sì, abbiamo giocato bene oggi perché volevamo vincere, quindi abbiamo fatto quello che dice il mister. Come ti trovi atleticamente in questo momento, in questa squadra? Sì, mi trovo bene qua perché siamo tutti giovani, quindi dobbiamo fare anche di più, però sto bene qua, sì. Da attaccante ad esterno, a destra e a sinistra, hai giocato bene lo stesso in tutti e due i ruoli? Sì, io sono un attaccante che può giocare tutti e due i posti, quindi dove gioco mi trovo bene, sì. Ma il ruolo di prima punta è quello che preferisci di più? Sì. Voglio fare tanti gol, quindi è più facile segnare quando giochi in punta centrale, sì. Va bene. L'Olimpia Agnonese affronterà in casa i Beneventani del Torre Cuso nel turno preliminare della nuova Coppa Italia di Serie D. La partita è in programma allo stadio Civitelle mercoledì 30 alle ore 15. Il primo turno sarà giocato invece il 28 ottobre. La finalissima verrà disputata in campo neutro il 15 maggio 2016. Dopo la prima fase di allenamenti in preparazione del prossimo campionato di Serie A di Torboli, i guerrieri della Luce di Campobasso saranno impegnati nella sesta edizione del torneo internazionale denominato Torbole Trabocchi. La manifestazione si svolgerà nella giornata di sabato 26 a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti. 8 le formazioni iscritte alla kermesse sportiva, tra esse l'Augusta, campione d'Italia, e una compagine francese ed una belga. Gara di mountain bike di scena sulle strade sterrate attorno a San Giacomo degli Schiavoni domenica 27, un percorso da cross country puro per uno sviluppo complessivo di 8 km da ripetere 4 volte, una gara molto attesa che chiude il campionato regionale di cross country sotto l'egida della Federciclismo Molise. La corsa sulla due ruote è promossa dall'Amatori MTB Termoli. E con questa notizia si chiude la nostra informazione, vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.